via ai lavori per l'adeguamento della Galleria della Guinza è solo il primo atto di un'operazione enorme, del valore di quasi 4 miliardi di euro, legata al completamento della Fano Grosseto. Nel complesso andranno realizzati 104 chilometri di strada suddivisi in 11 lotti. Il commissario straordinario Massimo Simonini fa il punto della situazione. Noi abbiamo questo intervento, che è questo che è il primo che parte, diciamo era nello stadio più avanzato rispetto agli altri. Gli altri interventi che sono stati commissariati sono 11, quindi sono gli interventi che rimangono per completare la Grosseto Fano. Tutti gli altri interventi si trovano in uno stato di progettazione abbastanza avanzato, nel senso che sono tutti progetti definitivi, in corso, completati e con le procedure completate, e quindi fra il 2024, quindi quest'anno, e il 2025, l'anno prossimo, verranno completati i progetti esecutivi di tutti gli 11 interventi, 11 meno 1, quindi 10, degli ultimi 10 interventi, e pertanto diciamo avremo una progettazione esecutiva completa di tutti quanti gli interventi, quindi saranno a quel punto tutti assolutamente cantierabili. La macchina qui sulla Guinza la vedrete passare fra massimo 2 anni e mezzo, però la Guinza ovviamente è il primo lavoro, deve essere agganciato a tutti gli altri perché ci possa essere un flusso costante di vetture e possa avere i benefici che realmente questa infrastruttura deve portare. Quindi nel momento in cui saranno realizzati anche tutti gli altri lotti, allora a quel punto avremo una fruizione completa dell'intervento. Io sono una assertrice convinta dell'importanza dell'Italia centrale, dell'Italia di mezzo. Con i colleghi stiamo portando avanti un percorso sicuramente importante. Le infrastrutture significano collegamenti più veloci, significa sviluppo economico, significa insomma tante cose. Il messaggio di questa apertura della Guinza è il messaggio di un'Italia che dal Tirreno all'Adriatico vuol vedere collegamenti e infrastrutture all'altezza della modernità.